lago di magia e di bellezza, un luogo dove i colori del cielo incontrano le acque quiete di questo lago, creando un quadro vivente in grado di donare emozioni sempre in cambiamento. Sono Clara Schembari, direttrice artistica del Festival Lago Cromatico, e in questo momento mi trovo sulla sponda del Lago Maggiore, il luogo che a partire da venerdì 21 giugno fino alla fine di settembre diventerà il palcoscenico della 10ª edizione del Festival Lago Cromatico. La manifestazione è una vera esperienza multisensoriale che, attraverso concerti, passeggiate guidate, visite, mostre, enogastronomia e molto altro, vi accompagnerà a conoscere la meraviglia della bassa sponda lombarda del Lago Maggiore. Il territorio coinvolto è quello che va da Somma Lombardo fino alla Veno Mombello, includendo anche il Lago di Monate. Tantissimi saranno gli appuntamenti concertistici anche quest'anno, spaziando dalla musica classica al jazz, la musica di tradizione fino alla musica balcanica. Un'esperienza alla portata di tutti. Si inizia venerdì 21 giugno con la Festa Europea della Musica, che quest'anno per la prima volta si svolgerà tra i paesi di Ranco e Angera, e termineremo il 28 settembre a Brebbia con un concerto con il grande Giovanni Falzone, un grandissimo jazzista, e una sua elaborazione dello Stabat Mater di Pergolesi in chiave contemporanea e in chiave jazzistica. Ma tantissimi saranno gli appuntamenti che non dovete perdere, come il 26 luglio all'Eremo di Santa Caterina, il 27 luglio al Museo delle Ceramiche di Ciaro di Laveno, e poi ancora il 3 agosto un concerto all'alba sulla sponda del Lago di Monate, e tantissimi altri appuntamenti. Vi invito quindi a scoprire la nuova manifestazione, il Festival Lago Cromatico, 10ª edizione.